Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo, mercoledì 10 di maggio del 2017. Allora, benvenuti alla giornata in cui Maria Elena Boschi si ritrova nell'occhio del ciclone, come titola il quotidiano La Croce di oggi, per via delle dichiarazioni, anzi del libro di Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, che afferma che, il ministro Boschi si interessò a far comprare da Unicredit Banca Etruria, quella del papà, quindi non una gran giornata per la Boschi. Saluto Monica Consigliere, Natalina Minuz, Milena Brindisi, Trabona, Andrea Dolcini, Domenico Friggi che ci manda il suo insulto quotidiano, saluto Lorenzo Casi, Ninna Rello, Federico Pieroni, Gasperina Anna Ligiato, Nicola Pasqualato, nostra colonna in Veneto, oltre che conduttore qui su Popolo della Famiglia TV, saluto Antonella Iuna, saluto Don Massimo Lapponi collegato dallo Sri Lanka, saluto Antonio Baro, Paolo Ruotolo e abbiamo già un numero piuttosto congruo di partecipanti. Saluto Emanuele Lubue, grazie per il sostegno alle nostre varie liste sul territorio nazionale che stanno in queste ore raccogliendo le firme decisive. 10 è l'ultimo giorno in realtà, perché l'11 si consegna, c'è tempo fino al 12 mattina. Saluto Raffaele Adinolfi, anche lui in Campania, impegnato su questo compito importante della presentazione liste. Saluto Giovanni Fiori, Leonardo De Stefano, Anna Russo, Cristina Zaccanti, anche lei impegnata in Piemonte, dove ci presentiamo in ben 4 comuni, Alessandria, Grugliasco, Savigliano e Borgomanero con il nostro Alberto Cerutti. Saluto Francesca Marzoli, Felice Riccardi, Marcello Baldini, uno dei nostri eletti. Ricordiamoci che abbiamo già noi ben 5 eletti del Popolo della Famiglia sul territorio nazionale. Marcello Baldini è eletto consigliere municipale a Ravenna. Ecco Felice Riccardi che grida Forza Napoli, fatemi gridare un Forza Juve e rendere omaggio alla straordinaria impresa dei ragazzi di Max Allegri, ragazzi in bianco-nero che hanno reso orgogliosa l'Italia. Saluto Barbara Purignani, Vladimiro Campello, Ombretta Ridolfi, Lorenzo Casi dice giustamente ma che Juve, enorme la Juve di oggi, che va a giocarsi domenica all'Olimpico lo Scudetto, dopo 3 giorni la Coppa Italia, sempre all'Olimpico e poi a Cardiff, il coronamento di una grande stagione con la finale Champions League. Quanto siamo felici noi juventini oggi. Saluto Andrea Fratini, Maurizio Arduini, Albino Marino, Angelo Chiauzzi, Paola Desolati, Barbara Moi, Andrew Clements dall'Australia, vedi, abbiamo segnato Don Massimo Lapponi dallo Sri Lanka, ecco Andrew Clements da Melbourne, saluto Mario Cambuli, Caterina Sani, Carla Stefanini, la bellissima Francesca Patuzzi, Rosa Greco, e fate un mi piace e un condividi alla diretta di oggi. Roberto Leone si lamenta perché non ho ricordato Peppino Impastato nel giorno dell'uccisione di Aldo Moro. Sono morte tante persone, ovviamente anche Peppino Impastato, che paradossalmente sui giornali era molto più ricordato di Aldo Moro, anche per via di un'iniziativa fatta da Vauro, quindi noi abbiamo un po' bilanciato col nostro poco piccolo strumento, ricordando che il 9 maggio è anche la morte di Aldo Moro, visto che insomma si ricorda di più Impastato rispetto al sacrificio dello statista democristiano. Saluto Sergio Ponticelli, saluto Paolo Pasanisi Zingarello, Rossella Paone, andiamo, visto che siamo già in tripla cifra. Massimo Lapponi ci inchiede se a Savigliano il centro del Noce sarebbe aiutato da un eventuale nostro sindaco, ovviamente sì. Saluto Luca Molinaro, Massimiliano Esposito che mi deve dare notizie da Goito, saluto Giovanna Arminio, un'altra nostra eletta, ecco qua, consigliera municipale a Bolzano. Andrea Fratini continua a consigliarmi trasmissioni dove andare, senza capire Andrea che nelle trasmissioni ci si va quando ti invitano, non è che tu vai lì, bussi e loro dicono ah però ce l'avamo dimenticati.
Qui noi per fortuna abbiamo dei piccoli spazi, ieri abbiamo avuto Canale 5, oggi vengo intervistato da Maria Latella, registriamo una cosa alle 5 e mezza e credo che andrà in onda domenica, poi vi darò informazioni più precise, la registro oggi, credo che andrà in onda domenica. Abbiamo dei piccoli spazi mediatici per fortuna e questo è davvero qualcosa di utile. Saluto Giuliano Guzzo, saluto Maria Pia Di Girolamo che ha ricevuto la notifica ed è contenta per questo, saluto Claudio Iacono, la nostra colonna del PDF in Umbria, nonché candidato a sindaco ad Assisi, saluto Nicolò Marino e allora andiamo a leggere la buona notizia del giorno. Partiamo sempre con il Vangelo, i numeri sono numeri importanti, vi chiedo oggi di fare un mi piace, un condividi, parleremo di questioni molto rilevanti tra pochissimo, prima però la buona notizia che addolcisce la nostra mattinata, che altrimenti oggi sarebbe particolarmente difficoltosa, diciamo così. Il Vangelo è il Vangelo secondo Giovanni, siamo nel 12° capitolo, i versetti sono dal 44 al 50. Gesù allora gridò a gran voce: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna, la parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me. È parola del Signore. Un Vangelo come sempre esplosivo, ogni pagina di Vangelo che leggiamo, no? È esplosiva, cioè deflagra nel nostro cuore, le dico come il Padre le ha dette a me, è parola di Dio, davvero parola di Dio quella che abbiamo ascoltato. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna, la parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno. Ricordiamoci, ogni pagina di Vangelo che leggiamo contiene una dimensione dialettica. Non è la notte in cui tutte le vacche sono nere. C'è sempre una distinzione tra chi è nella sequela di Cristo e chi viene condannato per non aver avuto fede. Ora, teniamolo presente questo elemento perché oggi parliamo davvero di questi temi. C'è ancora il peccato, c'è il concetto di peccato nella Chiesa, c'è il bene, c'è il male, c'è una distinzione? Si possono fare queste distinzioni? Ne parliamo perché oggi a pagina 21 di Repubblica, dopo che mi erano già arrivate molte segnalazioni, in realtà provenienti dal resto del Carlino di ieri, si inneggia a una serie di iniziative di alcune parrocchie con cosiddette veglie anti-omofobia contro la discriminazione nei confronti degli omosessuali. Sono veglie che si terranno a Reggio Emilia, che si terranno a Milano, che si terranno a Genova addirittura con la partecipazione del vicario generale, e davvero mi viene da chiedere al cardinale Bagnasco se questa cosa è immaginabile, accettabile e tollerabile. Cardinale, arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, ma davvero bisogna arrivare a questo, che si terranno a Palermo. Allora spieghiamo bene questo punto, perché Repubblica ovviamente come titola la solita titolazione di Repubblica, qui siamo a Stampa e Vangelo, sveliamo sempre questi trucchi. Nel frattempo facciamo un mi piace e un condividi perché quello che abbiamo da dire oggi è particolarmente importante. Quindi vi chiedo un mi piace e un condividi. È arrivata Silvia Lodà, è arrivata Ramona Pellegrini, è arrivata Nancy Drew, Alessandra Bertozzi. Allora,
un mi piace e un condividi per questa tematica. Pagina 21 di Repubblica, titolazione svolta della Chiesa, ovviamente, svolta della Chiesa, ecco le veglie anti-omofobia per quattro iniziative che si tengono, ripeto, a Reggio Emilia, Genova, Milano e Palermo. Ora, i cristiani non sono del mondo, sono nel mondo, ma non sono del mondo. Se i cristiani si mettono a seguire i diktat del mondo e della moda del mondo, se i cristiani si mettono a seguire i diktat della lobby LGBT e fanno le veglie anti-omofobia, davvero siamo arrivati alla follia. Se poi ci partecipa a Genova il vicario generale e chiedo al cardinale Angelo Bagnasco con chiarezza: ma davvero, cardinale, dobbiamo avere il vicario generale a Genova che va a partecipare alla veglia anti-omofobia? C'è qualcosa che evidentemente non va. Saluto intanto Massimiliano Amato, un grande abbraccio a Gianfranco Amato e al nostro segretario generale, segretario nazionale del Popolo e della Famiglia. Danilo Leonardi centra il punto: questa è la controffensiva della lobby LGBT per il flop delle unioni civili. Avendo compreso che la legge Fincinina è un flop, ora portano il territorio del combattimento all'interno del vero contesto a cui sono interessati, cioè la Chiesa. Allora dobbiamo dire con chiarezza una cosa: la Chiesa accoglie da sempre tutti i peccatori. Quando andiamo a messa, quando io vado a messa, Maria Dinolfi va a messa carico dei suoi peccati, delle sue zoppie, dei suoi errori, sta nell'ultimo banco della chiesa, e nella chiesa in cui vado trovo decine, anzi centinaia di persone, per fortuna, che partecipano alla Santa Messa, ognuno col suo carico di peccati, e la chiesa ha sempre accolto senza mai essere discriminatrice, mai. La Chiesa ha sempre accolto tutti, accoglie me, accoglie l'omosessuale, accoglie l'assassino e il ladro. La Chiesa è questo, da sempre, da Gesù Cristo, che è così. Allora, questo è sempre stato nel mondo ecclesiale, nel mondo parrocchiale, un elemento caratteristico. La Chiesa è accogliente di per sé. Se la Chiesa si mette a fare la veglia anti-omofobia nelle parrocchie, evidentemente manda un messaggio estremamente pericoloso e sbagliato, perché non c'è una discriminazione particolare nei confronti degli omosessuali. Anzi, diciamolo con chiarezza, la dimensione dell'omosessualità oggi è una dimensione alla moda e di potere. Quindi a Reggio Emilia in questo momento dichiararsi gay o dichiararsi lesbica o essere trans è tutt'altro che un tratto che porta a discriminazione. Nella Chiesa però esiste il peccato. Il peccato riguarda tutti. La Chiesa non punta il dito sul peccatore, ma continua a sottolineare il peccato. Se non lo facesse, creerebbe evidentemente confusione nella comunità dei fedeli, e ho paura che queste iniziative tendano a creare questa confusione. Mary Rossi intanto sottolinea che a Padova stanno raccogliendo le firme e chiede la collaborazione di tutti. Chiedo la collaborazione a tanti, tutti coloro che possono dare una mano agli amici di Padova che hanno le ultime ore per raccogliere le firme, fatelo. Intanto puntiamo questo elemento, che è fondamentale, perché, lo ripeto, il flop delle unioni civili, come ha ben detto Danilo Leonardi, provoca ora uno spostamento dell'azione della lobby LGBT direttamente dentro il mondo ecclesiale, e noi come Popolo della Famiglia dobbiamo rappresentare una difesa della verità. Io l'ho scritto oggi, lo dico con chiarezza: considero il male più profondo della Chiesa in questo momento non i preti pedofili, cioè la classica, no, narrazione che trovate sui giornali e anche qui sui social network, ma i preti omosessuali. I preti omosessuali, che poi comprendono un gran numero dei preti pedofili, la quasi totalità, sono un male della Chiesa. Non lo dice Maria Dinolfi, che non conta nulla, ovviamente è l'ultimo dei peccatori, lo ripeto. Lo dice
Papa Ratzinger, lo conferma Papa Francesco quando decide di non ordinare sacerdoti omosessuali. C'è una direttiva precisa varata da Papa Benedetto e confermata da Papa Francesco, per cui non vengono ordinati sacerdoti omosessuali. Perché? La Chiesa è omofoba? La Chiesa produce una discriminazione? Con la veglia anti-omofobia, magari dei sacerdoti che hanno questo vizio pensano di potersi legittimare all'interno del mondo ecclesiale. Non è così. I documenti ufficiali di Magistero vietano l'ordinazione di sacerdoti omosessuali, perché riconoscono l'omosessualità come un male in sé se inserita nella dimensione del clero. È una discriminazione omofoba, lo ripeto? Ovviamente no, ovviamente l'indicazione è sul peccato, non sul peccatore, ma l'omosessualità resta, se praticata, un peccato grave, un grave disordine, come recita il Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo non si cancella, non si cancella, non si cancella con una veglia antiomofobica. Ciò non toglie che ovviamente ogni omosessuale è accolto nella Chiesa, e questo è ovvio. Ma oggi davvero chiedo ai parroci, chiedo al Vicario Generale di Genova, a questo punto chiedo anche al Cardinale Angelo Bagnasco, ma davvero oggi voi credete che a Genova, come a Reggio Emilia o a Milano, essere gay o essere lesbica sia fonte di discriminazione? Davvero? Ora, non è così. È evidente che oggi appartenere a quel segmento, a quella lobby, è fonte di condizione di stare alla moda e condizione di potere, cioè il contrario esatto di ciò che è discriminazione. Stefano Piantedosi mi chiede, li consideri forse malati? No, non li considero malati in nessuna maniera, ma al considero, rispetto al catechismo della Chiesa Cattolica che mi è stato insegnato, li considero in grave condizione di peccato, e dunque la veglia a sostegno di una grave condizione di peccato a me sembra piuttosto folle. Ciò non toglie che evidentemente ogni peccatore si ritrova nella Chiesa. Ecco arrivato il nostro candidato sindaco di Borgo Manero, Alberto Cerutti. Maria Verita Boddi dice: la pratica della sodomia è un peccato grave, non certo l'unico, ma questo non ne diminuisce la gravità, e non possiamo fare le veglie per tutelare il peccato della sodomia. Questo è ovviamente chiaro. Nicola Pasqualato dice: essere gay ora diventa anche un sistema per non farsi licenziare se sono mediocri. Ma voglio dire, nel mondo ecclesiale è chiarissimo, quando c'è una direttiva di Papa Francesco che conferma la direttiva di Papa Benedetto a non ordinare sacerdoti omosessuali, lo ripeto, ma questo è una discriminazione omofoba o è conseguenza di un magistero? È evidentemente conseguenza di un magistero. Non dare la patente di guida a un cieco non è discriminazione, dice Giovanni Fiori. Ed è esattamente questo. Corrado Salonia, nostro candidato ad Avola, dice: facciamo la veglia, ma per i cristiani perseguitati. Come dice bene anche Esther Corona. Andrea Fratini dice: è un problema non solo perché è peccato, ma anche perché ci sono alla radice dei problemi di personalità, non è questione di malattia. Esattamente quello che abbiamo provato a dire, che diciamo oggi sulla croce, sottolineando un'importante presa di posizione di Tonino Cantelmi, che finalmente, un famoso psichiatra cattolico, comincia a battersi all'interno dell'ordine degli psicologi, insieme agli psicologi e agli psichiatri cattolici, per dire: basta mettere sul banco gli imputati di psicologi che dicono che un bambino ha bisogno di una mamma o di un papà, come il dottor Ricci, che in questo momento è sotto processo all'ordine degli psicologi. Finalmente facciamo queste risposte, diamo questo tipo di risposte come cattolici, diamo battaglia, come ha detto Tonino Cantelmi e come trovate raccontato oggi in prima pagina sul quotidiano La Croce, che dovete seguire, se no queste notizie non le trovate da nessuna parte. Alberto Agus dice: facciamo le veglie per i cristiani confusi. Giustamente. Saluto Sabino Sabini, gruppo preghiera Popolo della Famiglia, saluto Sergio Ponticelli, saluto Leonardo De Stefano. Allora, deve essere chiaro, oggi la lobby LGBT
è in una condizione che dà potere, come dice Leonardo De Stefano. Stanno tranquillamente in tutti gli ambiti, ad iniziare dalla TV di Stato, nei vari film e documentari, è ovvio, è evidentissimo. Non è qualcosa, non c'è la discriminazione, è un racconto che non esiste, è una narrazione di una lobby a cui almeno la Chiesa non si pieghi. Lo chiedo con un appello al cardinale Angelo Bagnasco, a Genova davvero c'è bisogno che il vicario generale partecipi a una veglia anti-omofobia? Non esiste, non esiste al mondo che ci pieghiamo in questa maniera ai diktat di una lobby, che tra l'altro abbiamo visto con i numeri delle unioni gay, è anche una piccola lobby, una piccola lobby. Allora fatemi salutare anche Mauro Lo Sapio che cita la lettera ai Romani, saluto anche Marco Pennetti, Nicola Carosi, vi chiedo un mi piace e un condividi a questo mio appello, gridiamo forte, come dice Gabriella Maiglia, gridiamo forte e diciamo con chiarezza ai nostri sacerdoti, ai nostri parroci, adesso basta, adesso arrivare addirittura alle veglie di preghiera anti-omofobia, ma di che stiamo parlando? Ma che perché state subendo questo diktat? Lo subite perché siete sacerdoti omosessuali? Se siete sacerdoti omosessuali, confessatevi e chiedete perdono, perché per questo, questo c'è nel Magistero della Chiesa. Cristina Zaccanti parla di un'autolegittimazione così sfacciata che dimostra davvero la loro fragilità. Carla Stefanini dice, appoggiano questa lobby e non appoggiano il popolo della famiglia. È folle, davvero noi dovremmo chiedere le veglie antidiscriminazione nei confronti del popolo della famiglia, questo dovremmo chiedere. Che molto spesso la raccolta di firme che stiamo completando in queste ore in tante città, Borgomanero, Grugliasco, Savigliano, Alessandria, Monza, Crema, Padova, Verona, Conegliano, Parma, Riccione, Riolo, Comacchio, Todi, Bacoli, Ischia, Melito, in tutti questi territori noi stiamo facendo una raccolta firme, Genova stessa, stiamo facendo una raccolta firme con la corsa in queste ore e dobbiamo subire la veglia antidiscriminazione nei confronti della lobby gay? Caro Cardinale Bagnasco, e non me la prendo assolutamente il Cardinale Bagnasco, che è un principe della Chiesa, è un uomo di grande intelligenza, chiedo davvero con un appello, facciamo una veglia antidiscriminazione del popolo e della famiglia e magari date una mano a raccogliere le firme per Stefano Arrighi, candidato sindaco, a difesa dei principi non negoziabili in questa città così importante? Siamo arrivati a 420 firme, dobbiamo superare quota 500. La supereremo, come al solito, con la nostra ostinazione e la nostra tenacia, ma senza che sia stato mosso un dito da parte della Curia. E questo ci dispiace molto. Avremmo voluto un sostegno esplicito, non la veglia antidiscriminazione contro l'omofobia, che è una follia, che è fondamentalmente una follia. Allora, chiedo davvero la mobilitazione di tutti noi, chiedo davvero la mobilitazione sul territorio per andare a spiegare queste ragioni. Nessuna discriminazione ovviamente nei confronti degli omosessuali, la Chiesa strutturalmente non discrimina nessuno, ma attenzione alla verità, perché poi alla fine cristiano è testimone di verità. Saluto Gloria Gallarelli, Alessandra Triglia, Eugenia Giovinazzi, Cinzia Gioia, Agnese Ronca, vi chiedo un mi piace e un condividi affinché questo nostro appello arrivi fino al presidente della CEI, cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, che manda il vicario generale alla veglia antiomofobia, almeno secondo quello che dice Repubblica, poi magari Repubblica dice bugie, che è sempre una cosa che può accadere, non ci sorprenderemmo, insomma. Però se questo è quello che dice, che si dice a Genova, ebbene, è la ragione per cui noi ci mobilitiamo e ho detto sì a fare tutte le iniziative che volete, mi hanno chiesto una presenza a Monza, quindi attendo un contatto per andare ad aiutare gli amici a Monza. Vedete, Andrea Colasanti, credo che sia il secondo o terzo messaggio, dice tra un po' esplodi. Amico mio, vedi, la discriminazione è questa, la discriminazione sono 150-200 insulti su ogni post
che parlano della mia presunta obesità. Vabbè, senza presunta, ok, diciamo obesità. D'accordo? Quella è discriminazione. Quello è l'attacco a mia moglie, l'attacco alle mie figlie, le frasi di insulto più violente. Che quella è discriminazione. La verità vera, è che oggi il discriminato, ma al di là di me, che insomma ho la pelle grossa, per fortuna ho 46 anni, ma tra un ragazzo che si atteggia omosessuale magari a 17 anni al liceo e una ragazza 17enne che magari è obesa, la discriminazione vera oggi è sull'obesa, non sul ragazzo gay. Il ragazzo gay è una star e guai a chi lo tocca. Alla ragazza obesa diranno di tutto, al ragazzo disabile faranno di tutto. E allora le discriminazioni sono quelle, le veglie, come dice Esther Corona, facciamolo per gli anziani soli, facciamole per i ragazzi obesi che vengono vergognosamente insultati nelle scuole, facciamolo per i ragazzi disabili che vengono umiliati. Queste sono le veglie di preghiera davvero che bisogna fare, facciamole per i cristiani perseguitati. Allora, questo è l'elemento centrale, e sulla discriminazione degli obesi credo che posso essere testimone all'assoluto, visto che in ogni santo post che pubblico in bacheca qui o su Twitter troverete centinaia, ripeto centinaia, di frasi di una volgarità rivoltante, scritte da costoro che spesso sono quelli della lobby LGBT che pretende di non essere discriminata. E la Chiesa che fa? La Chiesa fa la veglia sull'omofobia? Ragazzi, Simon Pietro Carta dice: la verità è che se dici ciccione di va bene, ma se dici fr di ti bloccano il profilo per un mese. Chi è il discriminato? Ma è ovvio, non dobbiamo neanche più spiegarlo, è tutto evidentissimo. Allora, caro Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con tutto l'affetto filiale e l'umiltà di cui sono capace, con tutto l'affetto filiale e l'umiltà di cui sono capace, le chiedo di almeno non far partecipare il Vicario Generale a questa pagliacciata della veglia anti-omofobia. Federico Pieroni dice: veglie per le famiglie che da sole tirano su figli disabili e faticano ad arrivare alla fine del mese, questo è. Saluto Giovanni Albicini da Scandiano, saluto Luisa che parla del reddito di maternità, delle nostre proposte concrete per liberare la donna davvero. Saluto Emiliano Velasco, saluto Susi Esti. Qualcuno ha scritto che la veglia a Genova è stata annullata, Deo gratias, se fosse così saremmo davvero felici. Oggi Repubblica dice non solo che non è annullata, oggi Repubblica, pagina 21, c'è scritto che c'è la veglia e anche con la partecipazione del Vicario Generale. Massimiliano Amato ci informa che i candidati avversari nei comuni dove il PDF si presenta corrono ora a firmare i patti per la famiglia. Questo fa capire il ruolo fondamentale che svolge il popolo della famiglia. Ramona è una che dice che non si può dire che i preti omosessuali sono anche preti pedofili. Purtroppo è la verità, purtroppo è la verità. Nell'81% dei casi, secondo lo studio fatto nella condizione diciamo più grave che è stata quella della Chiesa americana, l'81% dei casi i preti, diciamo così, pedofili erano anche preti omosessuali. È un dato di fatto. Saluto Manuela Ponti. Alberto Delle Piane ci conferma che la veglia di Genova è stata cancellata. Benissimo, questa è un'ottima notizia, vuol dire che Repubblica stamattina ha pubblicato una notizia falsa, perché stamattina Repubblica, nel giornale di oggi, pagina 21, scrive che non solo la veglia c'è, ma che ci partecipa il Vicario Generale. Se è stato fermato è un bellissimo risultato, è un bellissimo risultato che ascriviamo evidentemente a merito del Cardinale Angelo Bagnasco. Ripeto, però Repubblica, pagina 21 di oggi, dice tutt'altro. Tra l'altro pagina 21 a tutta pagina, non è una notizietta a margine, come dice Emanuela Pongiluppi, però giustamente dal nostro coordinamento editoriale, Repubblica evidentemente fa le fake news, probabilmente è questo. Saluto Cristi Ross,
Saluto Luigi Torres che dice: sottovaluto il fenomeno omofobia, mai provato a immaginare quanto è difficile per molti convivere con la propria natura omosessuale. Signori, è difficile vivere, è difficile vivere, lo ripeto, essere una sedicenne obesa in un liceo o in una scuola professionale oggi non è difficile. Non è difficile essere un disabile, 4,1 milioni di disabili, non è difficile essere un anziano malato, non è difficile essere un povero. Allora le priorità, signori miei, le priorità sono altre. E non mi sembra davvero che oggi la condizione del mondo omosessuale sia una condizione di discriminazione, è una condizione di potere. Si sono ribaltate le situazioni, è la verità. Allora, pare che si conferma che la Vela di Genova non si terrà e Repubblica ha scritto una falsità. Benissimo, abbiamo smentito Repubblica, questa è una cosa che mi fa solo piacere. La pagina 21 di Repubblica contiene dunque una notizia falsa. Non è vero che c'è la veglia a Genova, la veglia è stata cancellata, non è vero che ci partecipa il vicario generale. Questa cosa è destituita di fondamento secondo le informazioni che stiamo raccogliendo ora sul territorio. Quindi la pagina 21 di Repubblica, che adesso alle 9 del mattino si va a comprare nelle edicole, contiene un'informazione falsa. Un'informazione falsa. E come dice Eugenia Giovinazzi, ci ubriacano di grave notizie. Questo rende ancora più falso il titolo di Repubblica, che parla di svolta della Chiesa. Svolta di che? Ripeto, la Chiesa ha sempre accolto. La svolta è su una notizie false che pubblicate sul vostro giornale? Beh, questa è una sottolineatura che evidentemente anche oggi alle 17.30, quando farò questa intervista con Maria Latella, non potrò che sottolineare. Un'intervista che è una registrata, poi vi dirò quando andrà in onda, comunque credo entro 3-4 giorni. Nicola Pasqualato fa la migliore battuta dicendo: Boldrini intervenga sulle fake news di Repubblica. Ce la vedo proprio. Saluto Daniela Tascini che si dice d'accordo con noi. Saluto Silvana Ciotti, chiusura di puntata di Stampa e Vangelo chiedendo a tutti davvero il massimo sostegno, ho parlato di Genova, e allora sosteniamo gli amici del Popolo Famiglia che con Stefano Arrighi stanno correndo per le ultime firme a Genova. Sosteniamo gli amici a Padova, se avete amici a Genova o a Padova, i contatti sono Stefano Arrighi per Genova, Mary Rossi, Maria Verita Boddi, Danilo Bassan per Padova. E diamo il sostegno più forte affinché nelle prossime 24 ore possiamo consegnare le liste in tutti i comuni in cui siamo presenti a queste amministrative, che per fortuna e per grazia di Dio sono più dei comuni del 2016. Popola Famiglia cresce, cresce per numero di comuni, per presenza nelle regioni, 17 su 20 ormai, e per consensi, con ogni probabilità supereremo, forse doppieremo almeno l'1,07%, che è il risultato che abbiamo ottenuto il 5 giugno del 2016, a 3 mesi dalla nascita del Popolo della Famiglia. Ora abbiamo un anno di esperienza, contiamo di superare il 2% dei consensi nelle città dove ci presentiamo. Il risultato è molto importante. Paolo Desolati dice: Repubblica sta attaccando Bagnasco sulla sospensione della veglia del gruppo Betel. Benissimo. Paola Perissinotto nota il capello un po' spettinato, strano non l'abbia notato Silvia Lucchetti che ha appena salutato i PDFini. Ecco fratello Antonio Iannaccone che chiede sostegno nella raccolta firma a Maurizio Schininà a Savigliano, candidato sindaco a Savigliano. Esther Corona dice: il PDF cresce, ditelo alla Repubblica. Benissimo. Peter Cetra dice: bravo, ottimo slalom anche oggi, perché non ho letto le sue critiche a Bergoglio. Ovviamente, signori, tutti hanno le opinioni che vogliono. Si sa che il Popolo della Famiglia, il quotidiano La Croce ed io stesso
come umile peccatore e ultimo dei cristiani, non voglio insegnare al Papa come si fa il Papa. Questa è la nostra linea, pur avendo ragioni di critica, quando abbiamo ragioni di critica le esplicitiamo, credo, anche con un qualche coraggio, ma noi non siamo tra quelli che dicono al Papa come fare il Papa. Noi siamo degli umili soldati di Cristo dell'ultima fila, la riserva, quella dei peccatori che ne hanno combinate troppe e dunque non si mettono in cattedra, non si mettono a insegnare, e sicuramente non si mettono a insegnare al Papa come fare il Papa. Ognuno poi ha le sue opinioni, ovviamente, sul papato. Io ho le mie, le ho sempre espresse, ma di sicuro non mi metto a pontificare, davvero, non mi metto a pontificare. Ovviamente se vedo un sacerdote che fa una veglia di preghiera anti-omofobia, ecco, magari qualcosa gli dico, e gliel'ho detto oggi con grande chiarezza, mi sembra, anche da questa postazione. Appello per le firme anche per la candidatura di Salvatore Di Marino a sindaco di Bacoli, per chiunque si trovi in quella zona, in Campania. Dunque sosteniamo anche la candidatura di Salvatore Di Marino, sindaco di Bacoli, raccolta firme da ultimare in queste ore. Ho chiesto il sostegno a Schininà, scandidato sindaco PDF a Savigliano, chiedo l'aiuto a Padova e chiedo l'aiuto a Genova. Peter mi dice, però prima criticavi Bagnasco. No, non criticavo Bagnasco, facevo un appello a Bagnasco, una cosa diversa. E l'appello a Bagnasco a quanto pare è stato anche recepito, perché la veglia è stata cancellata, quindi sono solo felice. Aiuto anche a Crema, dice Angela Ciconte, per aiutare il candidato sindaco Luca Grossi in queste ultime ore. Mi pare che lì mancano una settantina di firme, cerchiamo di far arrivare anche a Crema le firme necessarie per completare la lista. Anche Monza, dice sempre Angela, allora Monza e Crema hanno bisogno delle firme, allora sostenere in particolare Monza, Crema, Padova, Bacoli, Genova e Savigliano. Queste sono le città dove c'è bisogno di un particolare sforzo in queste ore per chiudere la raccolta firme. Ramona Pellegrini chiede una veglia per Adinolfi e i suoi adepti. Rinsavisci, Adinolfi non ha adepti, Adinolfi è l'ultimo servitore di un gruppo di amici. Noi tra noi ci chiamiamo amici perché lo siamo, siamo amici, e se non fossimo amici questa battaglia sarebbe impossibile da combattere, e questa è la fortuna e la bellezza del popolo, della famiglia. Saluto Maria Beatrice Ungaro, Grazia Mazzola, Maria Chiara Nordio e tutti coloro che possono dare una mano, davvero una mano, alle realtà territoriali che in questo momento stanno lavorando e faticando per arrivare alla presentazione delle liste. Lo racconto sempre, fare le liste alle elezioni è di una difficoltà che non avete idea. Corrado Salonia d'Avola sta chiudendo la raccolta firme, benissimo. Gloria Gallarelli mi dà notizie positive da Conegliano, dove abbiamo già superato il limite minimo, così come l'abbiamo già superato a Riolo Terme con Mirko De Carli candidato sindaco. Dovremmo essere già in buona posizione ad Alessandria ed anche a Grugliasco. Sicuramente abbiamo superato il limite a Borgo Manero col candidato sindaco Alberto Cerutti. Il 20 maggio ci vediamo tutti, Simon Pietro, ci siamo già dati appuntamento alla Marcia per la Vita a Roma. Ci sarà anche uno stand della Croce dove ci possiamo ritrovare, quindi lì sarà un punto di ritrovo per noi. E dunque è arrivato anche Guido Pianeselli, lo ringrazio molto per il lavoro enorme che sta compiendo in questo periodo. Saluto anche gli amici di Melito, dove abbiamo quasi finito, come ci informa Giuseppe Fogone, la raccolta firme. Sono le ore decisive, le ore finali di una battaglia importante, che è quella per la presentazione delle liste. Paolo Pasanisi Zingarello dice di dare una mano anche attraverso Don Di Noto agli amici di Avola. 500 elettori sono annunciati almeno per il PDF
ad Avola, poi servono i volontari per il servizio d'ordine per la Marcia per la Vita, che noi stiamo garantendo, appunto, che siamo impegnati sulla Marcia per la Vita. Saluto Domenico Gallo che dice: Mario, sei una boccata di ossigeno in mezzo a questo marasma politico, avanti così. Spero di incontrarvi alla Marcia a Roma, saremo tutti presenti alla Marcia a Roma. Forza Padova, dice Mary Rossi, tutti a dare una mano a Padova. Davvero, l'impegno, insomma, mi sembra massimo. Dobbiamo arrivare fino alla fine, cioè in queste due ore, da juventini vorrei dire, cioè per portare a casa solo la vittoria. Portiamo a casa la vittoria, andiamo a vincere presentando le liste. È arrivato anche Don Damiano Cavallaro, un amico che sostiene, un sacerdote importante che sostiene il popolo e la famiglia sul territorio piemontese, dove abbiamo quattro comuni in corsa. Dobbiamo assolutamente riuscire a chiudere la raccolta firme in queste 24 ore. Lo ricordo, bisogna presentare l'elenco dei candidati, le loro accettazioni di candidatura, i loro certificati elettorali, l'elenco con tutti i firmatari delle liste, i certificati elettorali di tutti i firmatari, inoltre documentazione programmatica, l'eventuale nomina di un mandatario elettorale per le spese e i simboli, simbolo a 10 e simbolo a 3 cm che viene consegnato da Nicola Di Matteo. Solo quel simbolo lì bisogna presentare, perché il nostro simbolo ha delle caratteristiche specifiche molto molto precise. Milena Brindisi Trabona mi provoca dicendo Forza Roma, e io ti dico, verrò all'Olimpico domenica con la bandierina bianconera a salutare i ragazzi che diventano leggenda vincendo il sesto scudetto consecutivo proprio nell'Olimpico di Roma. Che bello, insomma. Peter Ceda si vuole candidare nel PDF in Umbria e ti aspetto allora, perché anche molti umbri ci vediamo a Roma per la Marcia per la Vita. Allora ci incontreremo alla Marcia per la Vita, sarà bello. E saluto Elisa Picasso, saluto tutti gli amici, vi chiedo un ultimo mi piace e condividi, perché oggi abbiamo detto delle cose piuttosto importanti. Ultimo sforzo, domani cercheremo di fare il punto sulla presentazione delle liste, poi resteranno pochissime ore per completare i dettagli, perché entro le 12, il mattino del 12, che è l'estrema proprio momento di presentazione, dobbiamo presentare tutti i materiali all'ufficio elettorale. Saluto anche Mirko De Carli, il nostro candidato sindaco a Riolo Terme, dove aspettiamo risultati in doppia cifra percentuale, addirittura il PDF in doppia cifra per incoraggiarci. Finora il massimo è stato un 3,3% preso a Cordenons, dove abbiamo eletto il vice sindaco di Cordenons e anche un consigliere comunale. Adesso puntiamo in alcuni comuni addirittura alla doppia cifra. Questi sono gli obiettivi del popolo e la famiglia per arrivare poi alla grande battaglia delle elezioni politiche, che tra novembre e marzo si svolgerà e dovrà trovare il popolo e la famiglia pronto a raccogliere la sfida, una sfida che tutti pensavano improponibile, invece che per noi sta diventando una battaglia che possiamo vincere. Saluto Bobac Falamachi, Diego Pro, la bellissima Francesca Patuzzi, Prisca Vegni, tutti gli amici che oggi hanno fatto diciamo così, numeri importanti su questa puntata di Stampa Evangelo. È arrivato anche Nicola Ostrogovic. Vi chiedo l'ultimo mi piace e condividi a questa diretta. Vi ricordo alle 17:30 registro un'intervista con Maria Latella, appena posso cerco di mandarla con l'orario preciso in cui verrà mandata in onda. Saluto Barbara Figus che dice Forza Juve e Forza PDF, i due pensieri che mi guidano. Corrado Salonia promette per Avola il 5% dei voti al popolo e alla famiglia, un altro risultato sarebbe molto bello in una terra come la Sicilia. Saluto Piera Giacometti, saluto Giuseppe Brienza, saluto Carla Stefanini, Giuseppe Brienza protagonista anche oggi sul quotidiano La Croce, saluto Paola Perissinotto, saluto Consuelo Nespoli, Donata Solamente Porcu. E davvero un abbraccio anche a chi dice Forza Inter come Stefano Fusi, visto che è stato esonerato il tecnico Pioli, tutto da ricominciare. Saluto Monica Consigliere, saluto Don Salvatore Vitiello, che bello che parte per Fatima,
e porta tutto il popolo della famiglia ai piedi di Maria Santissima. Bellissimo questo messaggio, grazie a Don Salvatore Vitiello, punta di diamante del gruppo di sacerdoti e anche di vescovi, che cominciano a telefonarmi, come vi ho detto ieri, e che accompagnano lo sforzo e la fatica del popolo della famiglia. Grazie Don Salvatore Vitiello, davanti a Maria, a Fatima, prega per noi, prega perché lo sforzo che stiamo compiendo in queste ore, in questi giorni, sia protetto dallo sguardo benevolo di Maria Santissima. È arrivato anche il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, un abbraccio anche a Nicola che tra l'altro deve affrontare una piccola operazione, una condizione di salute, quindi lo abbracciamo particolarmente. Saluto Mario Gallitognotta. E allora, forza e coraggio, sforzo particolare nelle città dove stiamo raccogliendo le ultime firme. Mi raccomando, Padova, Genova, Grugliasco, Melito, Monza, Crema, Bacoli. Cerchiamo di fare il lavoro necessario per raccogliere tutte le firme una per una e presentarci su tutto il territorio nazionale. È arrivato anche Francesco Cappi, vi saluto e vi ringrazio. Da Maria Ninolfi una buona giornata a tutti, noi ci ritroviamo domani con la sintesi dello sforzo complessivo che abbiamo fatto per la presentazione dei simboli del popolo e della famiglia su tutto il territorio nazionale. Salutiamo anche questo Matteo Angeloni che dice: ad Inolfi il marciume del tuo pseudo ragionamento fa vomitare. Come vedete non hanno ragionamenti da opporre e oppongono insulti. Funziona sempre purtroppo così. Giuseppe Brienza ricorda che il popolo e la famiglia è consacrato al cuore immacolato di Maria dal 2016, proprio dalla sua fondazione, con una cerimonia molto bella che facemmo in Santa Maria Maggiore. Un saluto anche a Caterina Pistininzi da Torino, un saluto a Bernarda Raucci. Noi andiamo a farci testimoni in giro per l'Italia e a dare una mano per la raccolta firme ovunque, e ringrazio anche Antonella Bagno, Diana Villavecchia che dice: sei grande Mario, in realtà sono solo grosso, come sapete questo è. E il lavoro che svolgiamo è dovuto semplicemente alla mole, lo faccio per dimagrire, diciamo così, il giro per l'Italia per dimagrire, perché i ciccioni poi alla fine sono pieni di grandi risorse, non è che non sono così statici come vengono raccontati. Un saluto anche a Tomas Traorad, a Ambra Minini e a tutti gli amici che hanno seguito questa diretta di Popolo e Famiglia TV. Restate in connessione con le nostre trasmissioni. Da Maria Di Norfi, una buona giornata a tutti.